Ciao a tutti, siamo qui con i due campioni del mondo, Lucio Maurino e Luigi Busà, che sono qui per uno stage regionale di Kumite di Kata. Facciamo qualche intervista, chiediamo quando hanno iniziato a fare karate. 19 gennaio del 1979. Io ho iniziato all'età di 4 anni perché figlio d'arte, perché mio papà mi ha portato in palestra, mi ha messo là, ancora non camminavo e quindi ho iniziato per giorni da 4 anni. E quando vi siete accorti invece che potevate diventare dei campioni? Ma io sinceramente ho fatto del karate più che una, come dire, un percorso per diventare campione, un percorso per diventare un bravo karateka. Poi le gare, i risultati sono venuti di conseguenza e quindi ho creduto sempre di più in questa possibilità e qualche volta mi è anche riuscito, insomma. Beh, io credevo di diventare bravo, le prime gare vinte con anche l'aiuto e i consigli di mio papà, che mi ha detto che vedeva talento in me, e alla fine penso che non si è sbagliato. E il merito invece delle vostre vittorie, a chi lo dedicate, a chi pensate che sia il merito, oltre che il vostro ovviamente? Beh, innanzitutto sicuramente della famiglia. Io tra l'altro ne ho due, quindi prima quella paterna-materna con tutte le sorelle e poi naturalmente la nuova che ho formato con mia moglie e con i miei due bellissimi figli. E poi non posso dimenticare l'apporto del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, che mi ha contribuito sicuramente a rendere il mio percorso molto più professionale, quindi col maestro Claudio Culasso, e successivamente l'incontro con tutta la nazionale, il professor Aschieri, insomma tutta la FILCAM, che ha creduto in me e a tanti altri atleti, e quindi ha costruito un percorso durato un bel po' di anni che ci ha portato a diventare sicuramente tra le nazioni che possono competere in maniera molto molto efficace in tutto il mondo. E io mi riaggancio al discorso di Lucio, sicuramente a chi crede in noi, quindi a chi ha creduto in me, non si può iniziare che della mia famiglia, mio papà, mia mamma e le mie tre sorelle, che anche loro karateche, e quindi poi anch'io voglio ringraziare tantissimo il gruppo sportivo della Forestale, che ne faccio parte dal 2008, perché mi consente di allenarmi tutto il giorno, quindi da professionista, e fare le gare per loro. Quindi ringrazio il maestro Pietro Valenti per avermi arruolato nel 2008 nel gruppo sportivo della Forestale, e un grazie particolare a me stesso e alla mia famiglia, che davvero che mi sostiene sempre e mi sta vicino. Che cosa ne pensate del ricambio generazionale, queste nuove leve che stanno subentrando e che in alcuni casi prendono il posto di vecchie glorie che tanto vecchie non sono, ma che di recenti successi a livello mondiale, e questi nuovi ragazzi che subentrano al vostro posto? Beh, io diciamo che sto per intraprendere un percorso che mi è stato affidato dalla dirigenza federale della FILCAM, che è quello di allenatore della nazionale giovanile per quanto riguarda il kata Shotokan, e sicuramente ci sono degli ottimi presupposti per perfezionare le basi e quindi costruire ancora meglio il lavoro per il futuro. La cosa che ci tengo a sottolineare è che mi adopererò molto, soprattutto con le giovani generazioni, a far sì che possano, un po' come è accaduto a me, considerare il karate non solo come un mezzo per conquistare delle medaglie, ma un mezzo attraverso il quale possano crescere in maniera sana, in maniera formativa, e attraverso questa formazione avere anche la possibilità di potersi esprimere a livello non solo nazionale ma anche a livello internazionale con delle prestazioni che diano l'idea non solo di atleti ma proprio di karateka nel vero senso della parola, nel corpo, nella mente ma soprattutto nello spirito. Io sono contentissimo di questa scelta, perché da tempo speravo che si potesse fare questa scelta di fare ex atleti appena finita l'attività agonistica passare ad allenatori, e penso che la nazionale giovanile di Kata ha fatto bingo con Lucio Maurino, perché conoscendolo bene è uno che non pensa solo alle minime cose, non pensa agli allenamenti, ma appunto costruisce il karateka, quindi nello spirito, come ha detto lui, nella mente, e quindi sono contentissimo che si sta intraprendendo questa strada di ex atleti giovani che allenano la nazionale sia senior che junior, perché questo anche mi fa sperare in un futuro anche per me, quindi è una cosa buona.
E se il karate, come speriamo tutti e come stiamo cercando di lavorare per ottenere il massimo in questo senso, riesca a entrare alle Olimpiadi, cosa ne pensate di un karate olimpico? Beh, io non vedo l'ora, perché questo significherà andare a vedere Luigi conquistare non solo il titolo mondiale, ma conquistare anche il titolo olimpico. E lui ha tutte le carte in regola per farlo alla grande. Quindi sarà grande protagonista nei prossimi anni, quindi un grande bocca al lupo. E beh, sicuramente è un traguardo che da tantissimi anni il karate sta rincorrendo. È ovvio che va fatta un'analisi molto più approfondita, perché ci sono persone che ovviamente la guardano in maniera positiva, ma anche in maniera negativa questa cosa. Beh, io penso semplicemente che ognuno sceglie il proprio percorso, la propria strada, e il karate permette proprio di far questo, cioè di poter scegliere un percorso sportivo, un percorso più marziale o un percorso formativo. Però ecco, la bellezza del karate è che si può praticare a 360 gradi, quindi che ben venga un traguardo olimpico che dia grande visibilità a questa disciplina che, insomma, da tanti anni profonde, diciamo, grandi valori a tutto a 360 gradi, quindi sacrificio, impegno, rispetto, che è una disciplina molto pulita, per cui veramente siamo ancora, diciamo, a una disciplina, non lo dico nemmeno proprio come sport, ma proprio ad una disciplina che forma ed educa in maniera molto molto positiva. Diciamo che secondo me è solo quello che ci spetta, perché il karate è uno sport bellissimo, completo, e ci sono tanti altri sport che non dico non meritano, però diciamo che guardando così dall'esterno il karate, non perché lo pratico, meriterebbe già da tempo di stare dentro le Olimpiadi. Per me sarebbe con onorare un sogno, dopo aver vinto due mondiali, ambire, giustamente sognare un titolo olimpico, quindi la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Penso che ci potrò arrivare, a 33 anni, ancora non fatti, quindi se mi gestirò bene potrò arrivare a lottare per fare una bellissima Olimpiade. E spero anche in questo, perché così tanti, per tanti giovani si riaprono tante speranze come gruppi sportivi, dare un lavoro che oggigiorno comunque è difficile, perché comunque noi siamo, io mi ritengo fortunato perché faccio un lavoro per una passione che ho, quindi un lavoro che mi piace tantissimo, praticarlo, e mi impegnerò fino alla fine per farlo. Quindi spero di entrare alle Olimpiadi e credo che ce la facciamo, soprattutto dopo la bellissima figura che abbiamo fatto al Bercy, ai Mondiali di Parigi, che c'erano 20.000 spettatori. Io penso che ho provato l'emozione più grande della mia vita, quindi per provarne una di più, ancora più grande, penso di partecipare alle Olimpiadi. Ritorniamo in Toscana, ritorniamo allo stage. Come vi sono sembrati i ragazzi toscani? Che cosa ne pensate di quello che avete trovato? Beh, sicuramente una grandissima accoglienza, devo fare complimenti per la parte organizzativa, logistica, ma devo fare complimenti soprattutto per l'ottimo lavoro di gruppo che da anni il maestro Bertocci, ma come tutti gli altri componenti della consulta, che non sto qui a citare perché insomma sarebbe lungo, ma veramente un grandissimo lavoro di squadra e di gruppo che sta ottenendo non solo grandissimi risultati agonistici, ma anche diciamo sta portando avanti delle attività con un grande spirito organizzativo che è tipico della FILCAM, cioè di curare bene i dettagli, di guardare a 360 gradi quelle che sono le esigenze per i più piccoli, per gli agonisti, per i più grandi. Quindi, come dicevo prima, una promozione del karate a 360 gradi. E non è un caso sicuramente che diciamo alla nuova presidenza ci sia Dottor Donati, anche lui toscano, quindi grandissimo risultato anche questo. Ed ancora, ritornando allo stage, ho visto non solo gli adulti ma anche i bambini molto interessati, e una cosa diciamo carina è stata anche il fatto che molti, nonostante praticano una specialità, hanno anche provato a farne un'altra. Io vorrei insistere molto su questo aspetto, soprattutto anche per il futuro, perché vorrei che non, almeno fino a, diciamo, all'età in cui poi ovviamente ci si deve specializzare come atleti, però vorrei che si promuovesse tantissimo questa idea di come dire, lasciare soprattutto ai più giovani, ai giovanissimi, un'idea del karate completo, quindi praticare entrambe le aree, il kata, il kumite, quindi con tutto ciò che comporta la preparazione in termini proprio sia specifici che generali. Poi naturalmente, come è successo a me, diciamo, io ho cominciato a competere sia nel combattimento che nel kata, ottenendo anche dei buoni risultati a livello italiano. Poi ho seguito una strada che è quella del kata, ma
Ciò non significa che ho continuato a praticare il kumite e tuttora lo pratico, ovviamente non a livello agonistico, ma sicuramente a livello, diciamo, di palestra, di allenamento con tutti i miei allievi. Quindi spero che questo sia un messaggio che coglieranno molti di quelli che, di coloro che proprio ci stanno guardando in questo momento. Io sono più di casa in Toscana, diciamo, quindi abbiamo fatto un patto, alla fine sembra brutto dirlo, di collaborare nel tempo, e così questo è stato rispettato da parte del presidente Enzo, da parte di Leonardo e tutti gli altri che comunque anche io non sto a nominare. Ho detto sempre che la Toscana sta crescendo perché se non ci sono invidie, o se ci sono sono pochissime, quindi se uno dà una mano all'altro, quindi si organizzano stage in cui sono presenti quasi tutte le società toscane, non come in altri posti, e questo mi rammarica, soprattutto in Sicilia, qui faccio parte, quando ho fatto la stage in Sicilia c'erano pochissime società, quindi magari questo qua un pochettino rammarica, però io ho detto sempre, parlavo e dicevo sempre, dovunque vado dico che la Toscana crescerà bene perché è unita, è una società seria, è una regione seria, fanno parte delle persone serie. Oggi l'unica cosa che mi rendeva ancora più allegro era, perché io quando faccio queste cose non è un peso, io mi diverto, la cosa che mi divertiva ancora di più è che a tante persone le chiamavo per nome, quindi giustamente vuol dire che sto facendo un buon lavoro, gente che mi viene in gara magari viene a dire sai ho fatto quello che mi hai detto, sai ho fatto, sto lavorando su questo, oppure i tecnici. Quindi per me questo è un motivo di vanto ancora in più, che quindi questa, diciamo, è l'ennesima, non so quante volte sono venuto, è l'ennesima volta che vengo e oggi mi sentivo veramente a casa, chiamavo gente per nome, ho anche la confidenza di rimproverarli, la confidenza di seguitarli un pochettino, però sempre rispettandoli e giustamente facendoli crescere sia tecnicamente che tatticamente quando riguarda sempre il karate. Ultima domanda, ultima battuta, proprio per riagganciarsi alla vostra partecipazione, alla vostra presenza all'interno del comitato regionale. Ricordiamo che entrambi parteciperanno alle nostre iniziative di cui Lucio ci faceva a merito, che sono il camp estivo Un Mare di Karate per i bambini, il centro estivo FILCAM per i bambini preagonistici, quindi fino alla fascia degli esordienti A, che si svolgerà a giugno a Torre Marina, e poi quest'anno abbiamo la novità del primo camp, che è il training camp per agonisti di Katà e Kumite, che si svolgerà sempre a Torre Marina dal 4 all'8 di settembre. Che cosa pensate di apportare, visto che entrambi sarete presenti? Lucio Maurino sarà presente al camp dei più grandi, diciamo degli agonisti, e Luigi Busà sarà presente per il terzo anno di fila al camp Un Mare di Karate per i bambini. Quindi che cosa pensate di apportare con la vostra partecipazione alle iniziative toscane? Beh, io cercherò sicuramente di portare la mia esperienza fatta, diciamo, ormai in 20 anni di agonismo a livello mondiale, quindi cercherò di far capire bene quelli che sono i parametri internazionali di valutazione che poi possono permettere di, diciamo così, aspirare a dei buoni risultati. E sicuramente ci tengo a dire che porterò avanti il lavoro che già da tanti anni è stato, diciamo così, cominciato anche dal professor Aschieri come linee guida federali, e ovviamente cercherò di dare dei connotati personali dei miei studi, della mia esperienza, in modo tale da poter fare un lavoro che abbia un continuo nel tempo e che possa notevolmente migliorare, diciamo, la situazione che già di per sé è buona, ma ovviamente tutto è perfetto, quindi siamo pronti. Allora io penso di riportare tanta allegria, tanto divertimento a questi bambini e, come dicevo prima, comunque anche indirizzarli nella strada giusta, come può essere tanto praticare sport. Poi alla fine si può creare il campione, come i consigli che do possono essere utili nella vita quotidiana, quindi, perché sai che il karate è uno sport completo, ma prima insegna il rispetto per noi stessi e poi verso gli altri. Quindi anche se questi bambini un giorno non diventeranno campioni o bravi atleti nel karate, magari questi consigli che io e Lucio magari daremo possono servire anche nella vita quotidiana per crescere in modo sano, visto che comunque, sempre ripeto, oggi non è tanto facile per i genitori educare. Infatti molte persone li portano a questi eventi e nelle palestre anche perché sanno che chi pratica, un maestro di karate serio, è colui che può dare anche un'educazione, aiutare i propri figli a dare un'educazione e farli crescere con dei sani principi. Quindi io questo qua cerco di portare tanto divertimento, perché il karate non è
è sacrificio, ma il sacrificio si deve vedere come una parola sana, non si deve vedere come faccio dei sacrifici enormi. Quindi sacrificio abbinato al divertimento, io lo dico sempre, finora riesco a farlo, fin quando lo farò continuerò a farlo, quando mi stancherò di divertirmi, cioè penso mai, mi ritiro, oppure quando il fisico non mi regge penso che smetterò. Grazie a tutte e due, quindi un saluto, grazie e grazie. Alla prossima iniziativa con i due campioni. Ciao. Ciao.